Dunque, ciao a tutti dal Piero della Francesca. Oggi faremo un piccolo speech di qualche minuto. Cosa vuol dire fare video dopo i 40 anni? 40 e oltre. Vedete la differenza fra chi fa come me video dopo i 40 anni e quelli che fanno video a 20 anni? È semplice. Vedete, a 20 anni sono degli sbarbati, non hanno niente da fare. Spesso arrivano a casa dopo aver fatto dopo la scuola, un paio d'ore di studio e poi giocano con la PlayStation o fanno video o addirittura uniscono le due cose e fanno i gameplay. Questo è i video, fare video a 20 anni. Vanno in giro, magari hanno anche un discreto successo come gameplayer e allora che succede? Succede che a 20 anni sei un figo, fai i video. Sei su YouTube, hai un discreto successo, hai un seguito, sei un figo. Quindi succede che per noi diventa, per noi di 40 e oltre, la cosa diventa un po' particolare, no? Perché? Perché a 40 anni probabilmente hai già messo su famiglia, hai già lavori, insomma, hai figli. Fortunatamente io ho un figlio grande, quindi non ho il problema del figlio. Però io immagino quelli che normalmente fanno i video a 40 anni e che invece di essere precoci come me e aver avuto un figlio così presto, hanno dei figli di età media, 15, 12, alcuni hanno figli di 5-6 anni. E quindi tu registri un video nella tua stanzetta, nel tuo studio, chiamiamolo così, e spesso magari ti entra il ragazzino: papà devo fare la cacca, papà devo fare la pipì, e tu magari dopo 8, 9, 10 ore di lavoro arrivi a casa, dici mi rilasso, ho il mio hobby, faccio il video, e invece no, perché? Perché hai il bambino di pochi anni che ti entra e ti disturba, o magari ipoteticamente devi andare a fare la spesa. Sono tutta una serie di cose che lavoro, spesa, famiglia, bambini ti portano via un sacco di tempo. Realizzare video non è una cosa che accendo una telecamera e parlo di questo oggi. Assolutamente no. Assolutamente no, vuol dire prepararsi un discorso, prepararsi neanche un discorso, avere un contenuto da portare in rete, da portare alla gente, quindi vuol dire perdere tempo, tra virgolette perdere. Poi c'è tutta la fase di editing, la fase di la parte della registrazione. Dopo le mille fatiche della registrazione c'è la fase di editing, no? E quindi insomma ti porta via un sacco di tempo che logicamente a 40, 42, 45 anni non hai. O sei single o non hai. Tant'è vero che il 90% dei contenuti dei quarantenni su YouTube sono immondizia, sono trash, guarda Montesi. Quello che dico però, ecco la differenza nel fare video tra i 20 e i 40 anni. In più, se hai 20 anni, magari gli amici, la gente ti riconosce. Wow, uno YouTuber, cioè sei un figo della Madonna, perché? Perché fai video su YouTube. Differentemente da noi, quarantenni, o comunque oltre i 40, che andiamo fuori, ci riconosce qualcuno e guarda lì, ti dicono guarda lì, il pirla, ma c'hai 40 anni, ma smettila, c'hai 40, ti dicono, mi è stato detto, smettila, non hai più 20 anni, ma YouTube non è una cosa per i ventenni, YouTube è una cosa per tutti. Tanti mi è successo che mi hanno riconosciuto in Italia e ti dicono, ma te oltre a giocare su YouTube ce l'hai un lavoro? Sì, faccio il pizzaiolo. Gli rispondi, no? Sì, faccio il pizzaiolo. No, perché? Cioè, a 40 anni. Ti guardano come dire, fare il pirla, cioè. La prendono come una pirlata questa di YouTube. Io invece la trovo invece una cosa molto, molto. Cioè, ci prendono come se noi fossimo dei quarantenni che vogliono rimanere ventenni, no? È come il quarantenne che si mette il capello in un certo modo, la scarpetta in un certo modo, il jeans in un certo modo, per sembrare ancora giovane. Non è così. Non è così. Noi, almeno io, non per me personalmente. Poi c'è
chi magari lo fa anche per quello, ma non è cosa mia. Quindi capite che non è cosa mia voler aver 20 anni. Sono passati, li ho avuti, belli, belli. Insomma, la differenza fra chi fa i video a 20 anni e chi fa i video a 40 è che a 20 anni sei un figo e noi siamo dei pirla.